18 novembre 1991, Jugoslavia. Dopo un assedio di 3 mesi, l'armata popolare jugoslava, controllata dai serbi, entra nella città di Vukovar. Qui, al confine fra la Federazione Serbo-Montenegrina e la Croazia attuali, militari serbi e miliziani irregolari si macchiano del primo grande massacro dei Balcani. Centinaia di cadaveri, fosse comuni, stupri, 200 prigionieri ammassati ed eliminati in ospedale, donne e vecchi mai più ritrovati. È l'episodio chiave della guerra di indipendenza da Belgrado che fra il 1991 e il 1995 fa più di 10.000 morti. La città cade definitivamente il 20 novembre.